Ciao a tutti, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Yakuza 4. Allora, non gioco da un pochino, vediamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo aspettare nel mentre che Lily si prepara, perfetto, e poi ci dirigiamo all'Elise. Direi di dirigerci all'Elise dato che ci ha dato l'iconcina nella mappa, dovrebbe essere pronta lei. Vediamo un pochino. A missioni secondarie come siamo messi? Substories. Ok, ne abbiamo 5 da completare? Sì, 5. Proviamo a tornare anche alla... Ah, sì, c'è adesso, se non sbaglio. Quel tizio che doveva vestirsi bene per fare colpo su una delle nostre ragazze qua al Theater Square. Dovrebbe essere questa la missione. Allora, tu stai aspettando proprio noi, eh? No, non ho soldi neanche io, mi dispiace. Sono povero. Ho speso tutto in hostess. Per fare una missione. Attenzione. Noiare gli armi, hai capito? Vabbè, si è buttato in terra da solo. No, ho sbagliato. Vabbè, è andata bene lo stesso. Dammi i soldi. Ah, sì. 5.000. Cosa vogliamo fare? Vogliamo andare alla missione secondaria? Tanto abbiamo un'oretta, quindi si può fare. Perché dovrei? Ok, ma sono un normale passante, perché dovresti fare carriera picchiando un passante? Ma scusami, non ha senso questa cosa. Però ha più vita lui. Allora, dobbiamo potenziare anche le altre finisher. Che a quanto pare più le facciamo più diventano forti. Cioè più ci sbloccano roba. L'umore, vero? Sì. Ho sbagliato un tasto, cioè ho sbagliato tempismo più che altro, perché tasto... No, mi ha fatto finire tutto l'hit gauge. Ma mi scusi. Era già morto mezz'ora fa. Vediamo se riusciamo a sbloccare la parte 2 di questa finisher. Ok. A poco la farmiamo. Ecco. Stamina in XX. No, mi servivano soldi in realtà, però. Va bene lo stesso. Ci accontentiamo. Allora, lì c'è una chiave. L'ho appena vista. Ed è proprio la chiave che non riuscivo a trovare, penso. Giusto? Troppo attaccato. Vai. Vai, Boulevard. B1. Allora, B1. Stun gun. E4. Ok, un convertitore di gravità. Perfetto, non so a cosa serva, ma va bene. E un silver plate. Non ho più roba, cioè non ho più posto, quindi buttiamo la plastica. Stavamo dicendo. Andiamo a Theater Square a vedere se questa missione è quella del tizio. Così ce la togliamo un'altra. Ce ne togliamo un'altra. Chi sa se? Ah, ok, quindi non è lui. È la nostra competizione, a quanto pare. Voleva parlarmi di qualcosa. Ok. Quindi dobbiamo andare nel tuo ufficio, invece? Non preoccuparti, non ti farò niente. Voglio solo che mi ascolti, ok. Vediamo.
Al massimo lo prendiamo a ceffone, non è che ci vuole molto. Bello quel mouse. Ergonomico. Ok. Hanno sentito molte cose su di noi, diciamo, sulla nostra società. Stava parlando dei nostri modi un po' bizzarri di non chiedere tipo interessi. Ecco, infatti. Ok, vuole unire le forze. Perché? Cosa ne guadagno da questa roba? Sì. Vuoi rubarmi i clienti, quindi? È sospetto. È tutta una truffa in Yakuza, ricordiamoci. No, non voglio. Ok, sì, ci sta. In effetti. Sì, vuole rubarci i clienti, non è quello il suo scopo. Non c'è nient'altro da dire. Ok, perfetto. Ci fermerà, vero? Boys? No? Ok. Hai altri metodi, eh? Oh. Chissà perché non sono sorpreso. Qui incontreremo per la strada dei rivali che vorranno picchiarci, altra gente. Ora, ci hanno detto a proposito che possiamo fare trading. Finished and complete. Kamurocho. Allora, nome spalla l'abbiamo visto. Street fights. Questa roba l'abbiamo già vista. Allora, Senryu Avenue Kamurocho. Senryu Avenue. Andiamo a cercare questo posto. Senryu Avenue. Sapon Inc. Senryu Avenue. Vabbè. Vediamo. Ovviamente dall'altra parte della città. Ci prendiamo un taxi, però, per spostarci, perché sennò non la finiamo più. Qua non c'è più il posto delle macchinine. Allora, mi devi portare qua. Che è il posto più vicino. Meno male che ci siamo fatti un po' di soldi, così possiamo usare il taxi. Allora, Senryu Avenue. Vediamo un pochino. E il posto si chiama? Sahel Trading. Ok. Dobbiamo chiedere del presidente. Sahel Trading. Ok, cos'è questo posto? No, 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 no,
No, no. Va bene così. Allora, quindi qua c'è lo Shoji Palace. Penso che sia una roba non... Ah, ecco, ok. Sì, vediamo. Ci vorranno altro fare? Ok. Qui dobbiamo parlare anche con la gente con i triangolini. Perché è possibile che abbiano missioni per noi.
No, non so cosa sia. Ok. Fai un piccolo investimento e lo converti molte volte. Cioè, converti molte volte quell'investimento in valute estere. Ok. 10 o 100 volte l'investimento originale. Sembra troppo bello per essere vero. Addirittura, se noi perdiamo il nostro investimento, ci rimborsano loro praticamente, perché sono così sicuri che questo metodo funzioni. Beh, sì. Sembra almeno. Sembra troppo bello per essere vero, però. Ripeto. Non ce li ho, a meno che non li prenda dall'azienda. Ok, quindi possiamo anche mettere piccole quantità. Ok, sì, vediamo. Se guadagnano qualcosa loro da questo scambio. Ok. Vediamo. Vediamo se succede qualcosa, se posso riavere i soldi che ho investito originariamente. Gli sta facendo belle domande. Vediamo come risponde. Ok, sta sudando. Trust. Vogliamo imbrogliarci? Assolutamente no. Ma scusami, vuoi imbrogliarci? Ci stai dicendo cose strane. Ecco, infatti. Che stronzi, vogliono imbrogliarci. Peccato, quella scrivania. Stavo guardando la scrivania prima, mi sembrava molto bello, ho detto, quindi, cavolo, è una cosa seria questa. Invece, era solamente per scena. Beh, stava facendo il suo lavoro comunque, nel senso era lì apposta per convincere i clienti. Mi ha quasi convinto. Per fortuna che ho fatto più domande però, perché se no le avessi detto di sì subito, non avrei visto che non sa dove depositano i soldi. È un po' sospetta come cosa.
Ok. Vai a terra, Ozaki. Vabbè. È morto prima. Yen. Spero per voi che adesso farete tutte le cose legalmente. Ok, 2000 punti esperienza. Ora, novizio delle sottostorie, perché ne ho fatto 5, giusto? Fatto 4 su 9. Ok, Sky Finance. Millennium Tower already. Ok, andiamo alla Millennium Tower. A quanto pare abbiamo fatto missioni secondarie. Continuiamo a fare missioni secondarie, così ce le togliamo. Ora io proverei ad esempio a parlare con questi, magari danno un'altra missione. Ok. Questi non ci dicono niente di importante. Ora Millennium Tower, no? Ma se vado alla Millennium Tower mi... No vabbè. A questo punto vado a piedi. Se vado alla Millennium Tower... penso che mi scatti la missione principale. Ok. Ok, eliminiamoli velocemente. Bello duro, eh. Ok. Prendiamo la bicicletta, va. Stonk. Dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi, dammi soldi. 10.000, ah sì, soldi. Adesso vediamo un pochino. Ok, quindi per questa devo tornare allo Sky Finance. Per questa devo mangiare un sacco di roba. Pimp My Otaku alla Millennium Tower, volevo andare di là infatti. Sky Finance abbiamo due missioni. Ok, a questa mi servono un sacco di soldi, quindi per adesso sta qua. Direi di andare alla Millennium Tower, se ovviamente non triggeriamo nessuna missione. E parlerei anche con questa gente, dato che sembra che molti mi diano delle missioni. Ok. Questi ci dicono solamente che il ramen numero 1... è quel Kyoshi ramen, o cosa hanno detto? Vediamo. Questa c'è la spazzatura. Questi cosa mi dicono invece? Ok, questo ha bevuto troppo, c'è mal di testa. Ha bisogno di qualcosa per il mal di testa dal drugs.
Non... Proviamo a vedere se possiamo comprare qualcosa per lui. Ma non sembra. Anche perché non ci hanno chiesto niente, non ci hanno calcolato, quindi... Ok, qua c'è una chiave del Boulevard Locker. Ah, non ho più spazio, quindi... Niente. Come non detto. Andiamo a fare le missioni. Abbiamo detto Millennium Tower. Vediamo come si è conciato. Questo qua? Sembra di sì. Un po' bruttino, marrone, però. Ok. Vuole farlo davvero? Ma poverino, dai. Sì, pimpiamo l'otaku. Glieli presto io? Ah, dà una ricompensa per aver speso tutti i soldi da noi, praticamente. Posso decidere cosa comprare? C'è bisogno di muoversi così? Ok, Wild American Casual Look. Vediamo se è bello. Accessori. Non so cosa sia questo. No nonsense vest. Però un cappello, boh, ho paura. Vabbè, proviamo il cappello. Ok. Vediamo. Ok. 98.000 yen. Wow. Per fortuna che non me li hanno tolti di tasca mia perché sarei andato in negativo. Ok. Forse il cappello era troppo. Beh, già. Ok. Quindi ti faremo provare un po' sul campo. Ok, consigli. Fai attenzione a quello che dice. Sempre un buon consiglio, anche nella vita. Buona fortuna. Vediamo cosa fa. Ok. Ma come? Scusami? Io prendo a cazzotti, eh? Shiny shine, love shine. Sicuramente non l'abbiamo completata al meglio, giusto? Sub stories. Pimp My Otaku? No, è completata. Ok.
Ok. Va bene. Come ha detto lui, non è il finale che mi aspettavo, ma non fa niente. Sicuramente ritornerà. Allora vediamo. Valuables. Some designs for weapon. Ok. Andremo a vederlo poi. Adesso cosa facciamo? Torniamo allo Sky Finance, direi di. Dove? Show me the way, qua. Underground? No, normale. Allora, c'è questo tipo un po' sospetto che non ci vuole far entrare nel vicoletto, perché? Ah, perché questa è la cosa della. Infatti. Del quartiere cinese. Quindi sicuramente potrò entrare con un altro personaggio nel quartiere cinese. Un'altra chiave? Molto vicina. Ah, in terra. Ok, normale. Stavo salendo su io in realtà. Quindi continuiamo ad andare verso su. Qua non c'è, non sembra esserci nulla. Qua c'è una chiave. C4. Non male. Ne stiamo prendendo abbastanza. Con questa cosa che suona è molto più semplice. Voi cosa volete, dovete dirmi? Ok, ci ringrazia per tutto il liquore e la birra che gli abbiamo portato. Ci sta invitando a un picnic. Va bene. Ah, guadagno alleati mangiando e bevendo in certi negozi o aiutando persone con i problemi. Perfetto. Quindi ci siamo fatti alleati senza tetto. Non male. Ora, tu? Ok, quindi questo ci insegna praticamente sicuramente che i DVD ci possono insegnare qualcosa. Aspetta, l'abbiamo fatto anche prima, ma non ho. Ah, cooking battery? Cooking oil e battery. Non ci dice niente. Wooden Cali Sticks. Broken radio. Large bow. Ok, non ci dice gli ingredienti, tra virgolette, i componenti per fare le armi. Ok. Va bene. Niente chiavi qua? Ok. Allora andiamo, torniamo qua. Il direi di fare le altre due missioni che abbiamo allo Sky Finance e poi nel prossimo episodio faremo la missione principale. Di qua? Ogni volta mi dimentico come si entra. Un'altra chiave ancora? Vediamo salendo. Ah no. Salendo ci attacchiamo, perfetto. Siamo tornati. Cosa è successo? Shiobara-san. Ok. Cosa è successo? Ok,
Eccolo qua. Tutto vestito bene. Ok. Ci può stare, credo. Va bene, lui ha finito quindi. Ok. Quindi si è fatto molti soldi, eh? È bravo. Ah, bene, non hai capito la lezione allora. Ok. Non mi sembra molto convinto Kiyama. Ci squilla il telefono per tua fortuna. Chi è? Sky Finance. Potential client. Ok, si è perso? Ok, quindi ci stai rubando il lavoro. Ah, va bene. Ma lascialo andare. Ce l'ha rubato? Ci ha rubato il cliente. È tempo di andare a pestarlo? Addirittura super aggressivo, quindi. Ok, vicino all'Em Store. Torno subito. Vado a dare una lezione alla gente. Allora. Ok. Andiamo a dare una lezione a Shiobara. M Store. M Store dovrebbe essere questo in alto, se non sbaglio, giusto? M Store è questo in alto.
Quindi saliamo. Non ci resta altro da fare. No, mi dispiace. Non riesco, non ho abbastanza soldi. E opla. Vieni qua. Devo potenziare anche questa skill. Volevo puntare all'altro, però va bene lo stesso. Ok, siamo saliti di livello. Non posso raccoglierlo da terra. Sbattilo al muro. Sei contento? Toughness ZZ. Vabbè, buttiamo la spazzatura. Che per ora non ci serve. Sicuramente ci apparirà una. Cioè, ci apparirà. Sicuramente si sbloccherà la missione una volta che arriveremo all'Em Store. Allora, abilità. Abbiamo 6 punti. 6 punti. E possiamo fare 2 da 3, ad esempio. Oppure. Beh, sì. Ok, non male. Dopo una doppia finisher possiamo fare 4 calci. Massimizziamo i danni. Beh, sembra che abbiano migliorato un bel po' il combattimento. No, di qua di certo no. Scusami, hai ragione. Mi sta coglionando. Spostatevi, spostatevi. Allora, vicino all'Em Store. Ah, eccolo lì dov'è. Non riuscivo a vederlo l'altra volta. Ok, anche questa presa. Vicino all'Em Store sopra, vicino all'Em Store sotto. Non lo trovo. Non credo ci sia un altro Em Store. Questo è il parco. Quindi di qua, di certo no. Proviamo a parlare con questo. Magari vicino all'Em Store questo ci consiglia. Ok. Ah, perfetto, quindi l'edificio è questo. come si entra? Da qua, l'ascensore. Ah, quindi è diventato un bullo, un teppistello, Shobara. In effetti. Addirittura.
Vabbè, pestiamo Shabara. Alzati. Perfetto. Sei contenta adesso? Arima? Chi è questo? L'abbiamo già visto? Ah, forse è il nostro rivale. Forse è quello che ci ha chiesto di unire le forze. Contenti voi. Ok. Ci siamo fatti un altro rivale, quindi. Un rivale ufficiale. Punti esperienza. Abbiamo finito la sottostoria, giusto? Perfetto, ne abbiamo tre da fare. Che sono quelle che... Ah no, ce n'è un'altra allo Sky Finance. Va bene, allora io provo a farmi due soldini col Mahjong per poter andare avanti nelle missioni. Vabbè, questa sicuramente sarà sotto a questo punto. Ah, strano quello che non ci abbia aggredito. Siamo quasi arrivati. Dai, lasciatemi in pace. Ok. Che spiritoso. Adesso vedremo chi si prenderà a colpi. Non dovevate farmi del male. Shape Memory Spring. Va bene. La mettiamo nell'inventario. C'erano anche nei Yakuza 3 pezzi delle macchine. Sicuramente mi sto perdendo qualcosa. Deve essere qualche sottostoria che ci fa o guidare le macchinine, come l'altra volta. Questa è una missione secondaria. Ah no, ci dice solamente del torneo di Mahjong. Ok. Va bene, entriamo al Mahjong. Dovrebbe esserci anche una chiave da qualche parte, sicuramente. No, aspetta. Perfetto, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio, io farò un paio di partite, cercherò di fare un po' di soldi e vedremo come andrà. Noi ci vediamo, come stavo dicendo, al prossimo episodio, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti! Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.